naturalmente. Allora, partiamo da qui. Presidente, buonasera. Buonasera. Avete appena introdotto e dato inizio, il tocco iniziale a questi importanti lavori dedicati ai rapporti tra Amalfi e la Puglia. Esatto. E questo è un convegno che continua la scia di un percorso che abbiamo già programmato all'inizio dell'anno per le attività del 2017, perché abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle città del mezzogiorno italiano e in età alto medievale. In una prima fase abbiamo studiato le città marinare così come si sono evolute nel senso generico della parola, nel passaggio alla dominazione normanna. Quindi abbiamo fatto questo convegno internazionale che si è tenuto tra Salerno ed Amalfi insieme all'Università di Salerno. E ci siamo incontrati lì, sì, nell'albergo lungo il mare, noi ci seguiamo e vi supportiamo con i nostri articoli per far diffondere questo importante motivazione. E questa è come se volesse essere una seconda o una terza fase. Sì, è perché abbiamo studiato un po' tutte le città del mezzogiorno medievale e avendo constatato che l'attenzione era sempre più incentrata sulle città pugliesi, abbiamo anche programmato uno specifico convegno sui rapporti tra Amalfi e la Puglia. Poi il professore Gargano addirittura preannunciava un ulteriore incontro dedicato esclusivamente al mondo normanno, esclusivamente alle altre città del bacino del... Ma qui noi dovremmo continuare su più percorsi. Certo, cioè, bellissimo. Adesso per esempio noi vediamo come Amalfi, ecco, quello che è importante è che nei rapporti con queste città del mezzogiorno, Amalfi non si limita ai rapporti con le città costiere, essenzialmente è interessata ai commerci marittimi, però in queste città del sud vediamo che Amalfi, gli amalfitani si insediano nell'entroterra per riuscire a procurarsi i prodotti che potevano essere inseriti poi nel traffico commerciale, prodotti che non venivano dal loro territorio, per cui in Puglia ovviamente erano interessate alla produzione dell'olio e quindi del grano e quindi si insediavano nell'entroterra, e questa è una particolarità. In questo momento sta parlando il professore Cuozzo, che abbiamo incontrato sia a Salerno, è un po' il fil rouge che con i suoi documenti del 1200, del 1100, puntualizza e crea delle pietre miliari lungo questo percorso importantissimo. Senz'altro, e dunque però mette anche l'accento insieme a Jean-Marie Martin che le prerogative degli amalfitani in Puglia erano la conservazione dell'uso del diritto romano, mentre gli altri conservavano conservavano il diritto longobardo, per cui gli amalfitani veramente poi costituivano una comunità locale, una comunità amalfitana piuttosto chiusa. Ecco perché il professore Cuozzo diceva un po' com'era la tendenza degli ebrei a costituire delle comunità chiuse. Quindi ovviamente anche in altri incontri si è visto che le documentazioni, è vero che sono limitate, però vanno approfondite, vanno cercate. Certo, bisognerebbe avere molti fondi per poter recarsi in queste varie località, appunto proprio dell'entroterra, per poter anche se lentamente, diciamolo chiaro, che il centro studi amalfitani, il centro di cultura e storia amalfitana, ha iniziato da tempi remoti proprio. I suoi passi li compie e c'è questo, non ci aspettiamo nessun sbalzo immediato in avanti, però è un proseguire, un setacciare la storia
E la ricerca archivistica veramente è qualcosa importante. Di importante. I lavori proseguiranno per tutta la giornata di domani, noi saremo qui con riprese, fotografie, interviste. Grazie. Ve ne ringraziamo di questa ospitalità che sempre ci invitate e ci aprite le porte. E noi ringraziamo per la Il nostro buon lavoro, Presidente. Grazie.